ed il primo ad uscire. State nervoso, Gianluca Caroli pronto per iniziare il suo giro e sarà seguito dai No, ecco qua Enrico, quindi io mi metto in posizione più igienica, visto che arriva lui e va ad affrontare l'ultimo tratto e non è finita qui perché c'è un muro da superare, va a prendere la rincorsa e il primo applauso per Enrico Rinaldi che chiude così la sua discriminante estrema con il tempo di 5:48:42 prima di uscire e non è difficile immaginare che il suo possa essere il primo tempo ancora del mondo visto che gli altri piloti sono lì e arrangiano lo tratto, invece se la cava il numero 76 McDonald lancio della moto per il numero 25 con invece il 76 McDonald che esce indenne dal primo tratto e risale ora anche lui verso la parte conclusiva come sta cercando di fare anche il numero 52 Ramon Bregoli che ha ridimensionato il suo numero sulla schiena e adesso è di dimensioni umane contro quelle disumane che aveva nel pomeriggio, quindi guardate che traffico, lì bisogna fare attenzione, mentre attenzione anche per il numero 21 che va a chiudere Marcus Adielson, va anche lui ad avviare la sua Yamaha persica per Adielson e intanto McDonald molto tranquillo, molto sicuro che giustamente sta andando anche lui verso il traguardo su 76, complimenti, riceve l'applauso giustamente e ora guarda quello che compiono i suoi avversari, riesce 11, tanto affronta la parte bassa anche Matteo e va anche lui di slancio con le 5 seconda posizione per Matteo Menchelli nella salita arriva anche Ramon Bregoli stile perfetto per lui e per il numero 11 che si passa a chiudere Ramon Bregoli butta dentro marcia in volo chiude la sua performance 6:58 mentre il numero 11 chiude Mandel 4:52 nuovo miglior tempo per Daniel Mandel a chiudere ce lo auguriamo che ha avuto non poche difficoltà ma la Yurt Vedal Via piloti alle prime esperienze nel campo internazionale con attenzione lo lascia passare Van Evelen poi passione era stato aiutato per salire invece la corda si è andata ad attorcigliare ai 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 non ci voleva con i primi piloti intanto della Junior che stanno arrivando qua nella parte bassa una posizione difficilissima il cileno che ora tenterà di salire con Kitonen che va a chiudere in nona posizione anche lui paga pegno quindi una extreme che potrebbe cambiare le sorti della gara alza lo sguardo Barbosa sa che ha perso non può sbagliare ancora mentre tra poco avremo i primi arrivi per il suo primo giro arriva il numero 86 Bernat Cortés con la lancio della moto poi con la demolizione annessa della struttura di arrivo quindi arriva ora Barbosa che paga tantissimo Rulli 6:29 ai 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 si complica la situazione per Rulli ma questo è l'enduro Barbosa
belle parole, non escano belle parole dal casco del pilota cileno. Intanto l'arrivo anche nella parte bassa con esercizi di stile trialistico per alcuni. Che questa sera purtroppo ho sabotato Fabio, lui non si è d'accordo, gli ho tolto la voce, gli ho acceso l'aria condizionata di albergo questa notte, facendo in modo che rimanesse senza voce, mi dispiace, ma anzi c'è il dottore perché mi tocca fare tutta la sola attenzione. Intanto ennesimo lancio per Mirko Spandre, mentre miglior tempo assoluto per Daniel Mundell, il britannico della Ute. Ma miglior tempo della Youth, sì, mentre per la Junior è David Abgral, mentre altri saranno sicuramente partiti. E Edmondson senza problemi, un testa a coda e va a chiudere 5.0087, secondo tempo assoluto per Jack Edmondson. Ora supera di slancio il Carino, il Temur, e va ad ottenere il sesto tempo per quel che riguarda la Junior, il terzo della Junior 1. Nils ed è Andrea Velone, se lo va del ratto. Arriva Davide Soretta che segni di un capotone sulla sua Husqvarna con Espinasse che lo sta raggiungendo e si appresta a chiudere. Quindi al fumo e al pelo riesce ad andare Espinasse, anche lui pronto. Arriva Emanuele Facchetti con la luce supplementare già accesa per iniziare a prendere confidenza con il casco un po' più pesante. Arriva anche Rudy Bologna a dargli la leva. Al comando della Junior 2, Albequist, ottavo tempo della Junior 1 e Joe Wotton, miglior tempo assoluto con 4.50 e 59, mentre gli ultimi metri per Martelli e mi preoccupa il non arrivo di Soretta e di Andrea Verona. Burnout a chiudere dopo un burnout al vertice. Eccolo Andrea Verona, non vorrei che avesse perso del tantissimo tempo prezioso. Vedete, la luce si è adeguata alla serata di discoteca, la luce lampeggiante, la strobo ante finish in volo e con il tempo di 5.00 e invece è discreta la prestazione, migliore della Junior 1 e si porta in sesta, settima posizione assoluta con l'arrivo anche di Matteo Cavallo. Attenzione Cavallo, 4.38 e 87, miglior tempo assoluto per Matteo Cavallo. Grande Matteo, bravo Andrea, mentre Davide purtroppo si sveglia la moto proprio agli ultimi metri. Iniziano ad arrivare i piloti anche della Enduro GP. Oh, per non volare insieme alla moto a lanciarla,
con le mani nei capelli da parte dello staff TM, pensando ai danni che potrebbero essere nati da questo lancio della moto da parte di Davide. Ci auguriamo paga il pegno anche, infatti Sorek è dodicesimo e allora Andrea Verona è comunque il quarto, però grande performance per Matteo Cavallo, che con 4:38.87 fa segnare un tempo veramente imbarazzante in senso positivo. Vedremo ora se e come gli altri che sono all'interno modificheranno. Intanto arrivano i primi dell'Enduro GP, però con tutto il bene e con tutto il rispetto che vogliamo loro, ci potrebbe essere qualche performance positiva, ma sicuramente, guardate la moto di Davide, ora dovrà lavorare velocemente per cambiare il manubrio, non mi sembra che ci siano altri danni, ma il manubrio sicuramente automotor con Manuel Monni, che ora va ad affrontare il tratto più impegnativo, la tende ora verso la parte bassa. Enrico Rinaldi ha avuto qualche problema, ha anche capito quale poteva essere l'errore e se ne va e riesce a chiudere la salita molto importante. 5:28 addirittura aveva ottenuto nel giro precedente. Ora si appresta anche il numero 9 all'interno della discriminante Tecnomus Extreme Test, il numero 21. Per il momento nessun problema, ma da qui in avanti è la parte più complicata e impegnativa da percorso. Il nostro Enrico, che prima dell'ultimo tratto sta per correre con il cuore in gola e la massima attenzione, alza lo sguardo se no per pochissimo che ha portato la moto. Enrico Rinaldi, e questa volta va con un po' più di decisione, chiude. L'applauso per Enrico, che difficilmente rivedremo nella parte della chiusura di questo Gran Premio del Trentino, ma direi che un bel 5 quando esce. Voi che siete lì a bordo di Enrico, complimenti, bravo per averci provato comunque e ha chiuso nonostante a 6:04. Bravo, è giovane, ci auguriamo, come cantava De Gregori, è giovane, si farà, speriamo, ce la vogliamo viva. Mentre arriva anche il nostro Ramo, che va a chiudere, si presta anche lui all'ultimo step. Applauso per Beccaro, applauso anche per Ramon, che riesce a chiudere con 6:04, terza posizione, quindi McDonald, Adielson, Ramon Bregoli, uno vicino all'altro. Oh,
Fabio almeno ci prova, passa a Cortés, ma per una non professionalità come Maurizio Martelli e Martinelli, naturalmente la soddisfazione di essere che si cura e che aggredisce ora anche Cortés in difficoltà, si lotta anche fosse una gara uno contro uno per ora. A superare difficoltà incredibili e lo fa con lo spirito giusto il nostro rappresentante Maurizio Martinelli. Altre partenze, altri transiti, la fortuna di vedere in Italia e il resto naturalmente che fa ancora più spettacolare l'enduro con questa formula di intanto il lancio per Mancuso, mi sembra sia sì, al gradino Nils Trentino. Non ci sarà una classifica che rispecchierà perché lui ha girato in 3.30, quindi dovrò resettare la memoria per capire quali possano essere i distacchi, i vantaggi e quant'altro. Arriva numero 51, Print viene con naturalmente sì, è giusto lo spettacolo, l'ho detto, la sua è per carità, massimo rispetto, il fettucciato, vero, è qua nella parte bassa del con naturalmente le difficoltà ora per Mancuso che riesce a scollinare, a risalire dalla parte più complicata, ma non è finita. Bravo! E si lanciano in volo ora inquadrato. È il numero 70 appunto che continua a cercare Mancuso, continua a cercare le traiettorie. Intanto altri arrivi, l'altro arrivo per Mirko Spandre che va a chiudere, o almeno ci sta provando naturalmente. Merita come tutti gli altri naturalmente un grande applauso. Mi sono cagato addosso davvero, è andata, dai, mi dispiace di non essere qualificato sicuramente. Saluto al pubblico, un grazie a tutti voi che siete qua stasera, bravo a te. Adrenalina mille per Maurizio, complimenti naturalmente. Escono ora tutti mano a mano, arriva anche l'ultimo che sale sul muro, Jack Edmondson, che finalmente con 2.57 ci fa capire di non aver commesso errori nel corso di questo suo giro. Nel frattempo Jukola 3.0 fa segnare il secondo tempo assoluto, primo della Junior 1, con ora l'arrivo anche di Appelquist 3.50. Mi raccomando, fate l'applauso assolutamente, se lo merita. Per quanto riguarda la Junior al comando c'è sempre l'arrivo dei nostri portacolori, arriva Emanuele, lancio della moto per il francese che riesce a chiudere 7.43, nulla di buono per Lucia Muni. Discriminare
leadership in the ruolo, grande, bravo. Vai Momo, aspetta perché c'è Cavallo, scusa, Momo, scusa. C'è Matteo Cavallo, momento importante, perché Verona 3-29, Cavallo ha già un grande vantaggio, ma non sappiamo come si è comportato. Quindi ora vogliamo vedere quello che ha fatto e lo fa la grande, il volo. E quindi ora però arriva Matteo e fermalo, giusto che non mi voglia, stanno arrivando, ma la fretta, e hanno fretta, devono i migliori e anche gli altri, il sostegno ai nostri ragazzi deve essere tutto allo stesso modo. Arriva il pilota della Repubblica Ceca che si appresta a chiudere la leadership. Applausi per tutti, giustamente, e poi vi invito a seguire, cercatelo, il numero 55, Wade Young, che almeno in qualche tratto ci ha fatto vedere dei numeri di altra scuola. Eccolo qua, è preso dalla transagonistica, tirato dritto. Si è strappata la fettuccia, ma ci sono le frecce, il giro precedente aveva curvato e ci sta anche il cervello shakerato dentro la testa con gli scossoni che si prendono. Mano di pit, il pilota difficoltoso per Christophe Nammotten. Arriva Thomas che va a chiudere senza troppi problemi il muro. The Wall 2.48 per Thomas. Oltrati qualche errore evidentemente per lui, lo piazza non benissimo. Arriva ora Freeman, il numero 12, anche lui molto veloce, determinato, va il 5 da dare in uscita per Freeman con l'arrivo per Mattias Bellino, il francese di chiaro di identità, con il numero 69 al muro, quello che qua fa stampato sulla parte di... rafforza la sua posizione di classifica, mentre ora l'attesa è per Aero Remes e per... non è sicuramente uno specialista nell'estremo, ma che con questo risultato si mette in evidenza ancora una volta in sesta posizione assoluta. Arriva ora Aero Remes, che si appresta anche il finlandese a chiudere nella parte bassa, il numero 43 è Daniel McKinney, che si appresta a chiudere anche lui. Attenzione a Giacomo Redondi, anche lui addirittura d'arrivo, Giacomo si soppone un po', ma è normale con le difficoltà del terror che mettono a tutti con le grande lancio per Redondi 2.49. Arriva Simoncom sul traguardo e vediamo quello che riesce a fare. 49 per Giacomo, 2.49.33. Oggi sentire con tutto il campo, a Dallas,
non è